Ragazzi, benvenuti su TikTok. Sì, su TikTok. Benvenuti. Mangio direttamente con voi. Mangio con voi. Perché facciamo una lezione su William Shakespeare. Poi su TikTok poi troverete la mia lezione. Praticamente cosa spieghiamo sulla lezione di William Shakespeare. Allora, il contesto, l'età elisabettiana. Leggiamo questa pagina. L'Inghilterra si affaccia sulla scena europea. Il lungo periodo di regno di Elisabetta e Tudor, 1558 e 1603, coincide con la fase del cosiddetto Rinascimento inglese, segnato da una crescita complessiva della nazione britannica a ogni livello. Sul piano politico, dopo la turbolenta fase della Guerra delle Due Rose 1455-85, causa di rovine economiche e sociali, l'Inghilterra conobbe un periodo di relativa tranquillità interna. Il paese si avvia a divenire una grande potenza marittima e coloniale. Nel 1577, trattino 80, Francis Drake, Cirmu, Cirmu, come si chiama? Cirmu Navigo, il paese si avviava a divenire una grande potenza marittima e coloniale. Nel 1577-80, Francis Drake, Circumnavigo, il globo sulle orme di Magellano. Dal 1584 Walter Raleigh intraprese la colonizzazione della Virginia nell'America del Nord, combattezzata in onore di Elisabetta, la regina vergine. La regina Elisabetta, a quei tempi di Shakespeare, era considerata una Regina Vergine. L'ascesa fu anche militare. Nel 1587 Drake incendiò la flotta spagnola a Calice e nel 1588 presso Calais l'ammiraglio Erquins sconfisse l'incredibile Armada. L'orgoglio nazionalistico acceso dal contrasto con la Spagna cattolica unito al favore popolare per Elisabetta, suggerì una letteratura patriottica che celebrasse i fasti del regno. Sono gli accenti che animano, almeno in parte, i drammi storici di Shakespeare. Sul piano religioso, i contrasti cattolici, unito al favore popolare per Elisabetta, suggerì una letteratura patriottica che celebrasse i fasti del regno. Sono gli accenti che animano, almeno in parte, i drammi storici di Shakespeare. Poi ci fu anche, ovviamente, il piano religioso di Shakespeare, perché Shakespeare dicono che è stato un personaggio inventato che non esiste, ma poi andremo a capire come lo considerava Freud, Sigmund Freud, il padre della psicanalisi. Sigmund, ovviamente, Freud. Questo è ovviamente l'importante, e chi era Sigmund Freud. Questo è importante perché Sigmund Freud era, tutti dicono che non era ovviamente
non era ovviamente considerato. Non era ovviamente considerato. L'ascesa fu anche militare. L'ascesa fu anche ovviamente militare. Nel 1587, nel 1587 Drake incendiò la flotta spagnola a Cadice nel 1588 presso Calais. L'ammiraglio Erwins sconfisse l'invincibile armada. L'orgoglio nazionalistico acceso dal contrasto con la Spagna cattolica unito al favore popolare per Elisabetta suggerì una letteratura patriottica che celebrasse i fasti del regno. Sono gli accenti che animano almeno in parte i drammi storici di Shakespeare. Sul piano religioso, i contrasti fra cattolici e protestanti non erano ancora